Le scafandre et le papillon. Lo scafandro e la farfalla. È la storia di Jean-Dominique Bauby, scritta da lui. Ma intendiamoci bene, dire scritta in questo caso vuol dire qualcosa di molto particolare. Jean-Dominique Bauby, caporedattore di Elle a Parigi, nel 95 ha un ictus che lo porta a quella sindrome locked-in, che significa sostanzialmente paralisi praticamente completa. Gli rimane la possibilità di battere una palpebra, la palpebra sinistra, con la quale può dire sì con un battito di palpebra e no con due battiti di palpebra. Quindi con una tecnica poi di suggerimento di lettere, eccetera, riesce a scrivere questo libro che esce nel 97. Ma quando esce il libro, proprio pochi giorni dall'uscita del libro, Jean-Dominique Bauby muore. 10 anni dopo, Schnabel, un pittore regista americano, realizza il film di questa storia. È assolutamente straordinario questo film perché riesce, con una tecnica cinematografica, per l'amor del cielo, non assolutamente nuova, ma a farci per qualche istante vivere o intuire perlomeno quella che è stata l'esperienza di 2 anni di vita di questo autore di Scafandro e la farfalla. Nel senso che il film è girato, per esempio, i primi 20 minuti in soggettiva, cioè vuol dire che uno è come se fosse con la telecamera all'interno dello scafandro della vita di Jean-Dominique Bauby. Quindi vede soltanto attraverso un occhio che anche quello era di per sé bloccato, quindi lui non aveva la possibilità di girare lo sguardo, ma con una palpebra che si chiude come una sorta di obiettivo, come una sorta di otturatore che chiude e apre la possibilità di comunicazione col mondo. Bene, in questa storia che ha tutte le connotazioni del dramma e della tragedia, si legge in filigrana un'esperienza sostanzialmente di speranza, di capacità di guardare in modo sereno alla vita. Sembra francamente incredibile, impossibile, eppure questo è vero. Anche qui siamo di fronte a certamente a una personalità straordinaria, ma comunque una persona che ha trovato i codici giusti per tradurre il significato dell'esistenza. E intendiamoci bene, questo non era prima dell'incidente, insomma, Jean-Dominique Bauby era uno a cui piaceva vivere, piacevano le donne, piacevano le belle auto, eccetera, faceva la cosiddetta bella vita. Con questo incidente questa persona guarda al mondo, guarda la sua realtà, quella dei suoi figli, con una lettura di una profondità ed una capacità assolutamente straordinaria di lungimiranza, per cui diventa anche qui una sorta di bellissima lezione di vita.